Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuneGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a vedere tutte le nuove news che sono state aggiunte su Fortnite nell'ultima settimana. Ci sono novità piuttosto carine, quindi guardate il video fino alla fine. Vi ricordo solo prima di iscrivervi al canale, nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, assolutamente di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Inoltre vi ricordo che di recente ho aperto anche un secondo canale, che si chiama Lucas Mele. Parla di crescita personale, investimenti, metodi di studio e cose di questo tipo. Se volete andare a vedere, trovate tutto in descrizione. Stavolta iniziamo con le skin, ragazzuoli. In questo periodo ne sono state aggiunte veramente di molto molto carine. Per esempio, nell'ultima settimana abbiamo visto l'aggiunta di Bruno Mars. Una skin veramente carina, è proprio figa, l'avevo vista. Ma sulle skin sappiamo che Epic Games difficilmente sbaglia. È stata aggiunta anche la Quinovars, di cui vi avevo parlato nell'ultimo video aggiornamento di Fortnite. È stata ufficialmente aggiunta, tra l'altro, il 7 di febbraio, quindi un paio di giorni fa. Ma la notizia sicuramente più succosa a livello di skin è il fatto che siano stati aggiunti fondamentalmente nuove skin per quanto riguarda il pacchetto Star Wars. Si vociferava di una possibile nuova collaborazione e questa effettivamente è arrivata tramite queste nuove skin che ora state vedendo sicuramente a schermo. Sono la Bounty Hunters Fennec Shen e la Crescent and Fly. Sono queste che vedete a schermo. Lo so, la pronuncia con cui li ho nominate è veramente brutta, di dubbia provenienza, però le skin comunque sono queste. Tra l'altro a schermo invece potete vedere il video annuncio delle skin che vi ho appunto precedentemente nominato. Ne approfitto proprio per ricordarvi che qualunque skin, ragazzi, comprate, potete utilizzare all'interno dello shop il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo. Se lo fate, ogni volta che farò un acquisto mi arriverà una piccolissima percentuale. Grazie mille del vostro supporto. Tra l'altro, Epic Games ha sganciato le mani e ci ha concesso una camo gratuita in onore di San Valentino, ecco, per tutte le persone che hanno fatto l'accesso a Fortnite dal 27 di gennaio al 3 di febbraio. Una skin piena dei cuori, insomma, a tema San Valentino, come vi stavo dicendo. Novità succosissima è stata aggiunta la Machine Pistol. Ne avevamo parlato già qualche tempo fa in qualche altro Fortnite TG, però oggi effettivamente la vediamo anche a schermo attraverso il video che sicuramente starete visionando. Mamma mia, che terminologie audiche che portiamo oggi. Tra l'altro la proveremo anche a fine news, faremo proprio una partitina molto veloce e proveremo ad utilizzarla, anche se a schermo probabilmente di base qualche velocissima kill forse già l'ho fatta, non so che partita metterò di sottofondo, ragazzi. Notizia finale però è che la prossima settimana uscirà il nuovissimo aggiornamento di Fortnite. Non vedo l'ora, perché ogni settimana stanno aggiungendo qualcosa di folle che la rende migliore della precedente. Non sentivo una sensazione così veramente dal capitolo 1. Devo essere sincero, negli ultimi tempi Fortnite mi sta veramente stupendo. Qualunque azione fanno all'interno del capitolo 3, non so come sia possibile, ma mi sta piacendo. Rende il gioco effettivamente più divertente. D'altra parte mi rendo conto che Fortnite non sia più quello di una volta, ma questo è principalmente legato alla community, a livello dei player che ormai si è inevitabilmente alzato. Sì, molto spesso io mi incazzo proprio, ragazzi, mentre gioco, perché diventa molto frustrante al decimo game incontrare l'ennesimo tizio che non si sa perché sta in pubblica quando dovrebbe stare in una cash cup. Però non fa nulla, ragazzi. Da quest'altro punto di vista però devo fare assolutamente i miei complimenti ad Epic, perché sta facendo un lavoro davvero egregio. A questo punto direi di andare in game e di provare proprio la Machine Pistol, perché non ho idea di come funzioni, non so quanti danni faccio. Vediamo. Personalmente mi lancerei esclusivamente per prendere velocemente gli spararagnatele e poi me ne andrei. Farei almeno il solito giochetto per assicurarci l'utilizzo degli spararagnatele. Un'arma ce l'abbiamo. Peccato. Ok, mi serve questa chest. No, mi serviva la chest. Ok, a posto. Grazie. La nuova pistola, carina. Calmo, brother. Balliamo assieme. Ragazzi, questa è la vera giocata di un OG player. Questa è la vera giocata di un OG player. Qui si vede la differenza tra gli OG player e i non OG player. È questa, ragazzi. È questa. Yo, bra. Salve, ragazzi. Come va? Tutto bene? Qui non c'è nulla, immagino. Voglio un attimo provare con mano però la mitraglietta. Solo che non me la sento di tornare al Daily Bugle prima di aver trovato... esatto, almeno degli scudi. Ottimo. Sapevo che sarebbero sbucate delle pozze piccole da qualche parte. È da vedere però una cosa, questa Machine Pistol è effettivamente più forte della Stinger?
Non lo so, ragazzi, perché per superare la Stinger, cioè questa non è che deve essere più forte, questa deve essere nerfata ora. Cioè dovrebbe essere sgravatissima per tenere testa alla Stinger, addirittura essere più forte. Quindi dubito fortemente che lo sia. Però, bah, proviamo. Comunque non voglio giudicarla da ora. Carino, aspettate. Utilizziamolo contro il corvo, ok. Ha un buon ratio di fuoco, però la cosa che ho subito notato è che fa molto meno danno della Stinger. Bisognerebbe vedere però se a distanze maggiori si comporti meglio, quindi insomma se abbia una migliore gettata. Sono tutte cose che dobbiamo provare, ragazzi, per capire al meglio quest'arma. Per esempio farò così. Poverino questo, è stato letteralmente un bersaglio. Però 16, cioè la Stinger qui si sarebbe comportata meglio. Anche se devo dire che la machine pistol, ragazzi, è molto più gestibile. Molto più gestibile. Palese. Non so se portarmi effettivamente qualcosa. No, io credo che eviterò. La Slurpfish in fondo recupera solo 40. In maniera sicuramente più veloce dello Shield Keg, però nope, non mi interessa. Bello l'Heavy Shotgun. Se lo si riesce a indirizzare bene fa paura. Ok, cambiamo la nostra Machine Pistol per prenderne una epica. E oddio, sono un po' indeciso. No, facciamo così, non sono per nulla indeciso pensandoci meglio. Andiamoci a riprenderci la Slurpfish. La utilizziamo e così non c'è stato alcun spreco. Peccato. Su che versante stava pescando questo? Questo? No, mi sono bloccato. Sono deficiente. Ma è un bot. Sì, è un bot. Vabbè, io pensavo che fosse. Famo così. Io questa la uso. È una sola jet. Questo per esempio aveva la Stinger. La prenderei probabilmente se volessi puntare alla vittoria. Ma questo game è tutto incentrato sul provare questa nuova arma. Quindi non lo farò, ovviamente. Cercherò più che altro di prendere velocemente questa Slurpfish e andarmene. Perché la situazione qua sta diventando tragica. Tra l'altro io sto pinga malissima. Ma che è stato? Ok, lì si stanno fightando. Un attimo di aggiungermi. Un tizio è morto, scappato. Che è successo? Salve. Ma non va, l'ho lasciato con 3 di vita. Ma che cosa ridicola. A questo punto, ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia che ci siamo fatti vicendevolmente oggi. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno. E vi ricordo di iscrivervi anche al mio secondo canale, Lucas Mele, che parla di crescita personale, investimenti, metodi di studio. Link in descrizione se volete andare a vederlo, oppure appare ora nelle schede finali. Noi, buds, ci becchiamo alla prossima.